cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo odierno Gesù dice: chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Tre volte la parola profeta. Ma chi è il profeta? C'è chi lo immagina come una sorta di mago che predice il futuro, ma questa è un'idea superstiziosa. Il cristiano non crede alle superstizioni, come la magia, le carte, gli oroscopi o cose simili. Fra parentesi, tanti cristiani vanno a farsi leggere le mani, per favore. Altri dipingono il profeta solo come un personaggio del passato, esistito prima di Cristo, preannunciare la sua venuta. Eppure Gesù stesso oggi parla del bisogno di accogliere i profeti. Dunque, essi esistono ancora. Ma chi sono? Chi sono i profeti? Chi è il profeta? Il profeta, fratelli e sorelle, è ciascuno di noi. Infatti, con il battesimo tutti abbiamo ricevuto il dono e la missione della profezia. Profeta è colui che in forza del battesimo aiuta gli altri a leggere il presente sotto l'azione dello Spirito Santo. Questo è molto importante, leggere il presente non come una cronaca, leggerlo come illuminato e sotto l'azione dello Spirito Santo, che aiuta a comprendere i profeti di Dio corrispondenti. In altre parole, il profeta è colui che indica agli altri Gesù, che lo testimonia, che aiuta a vivere l'oggi e a costruire il domani secondo i suoi disegni. Quindi tutti siamo profeti, testimoni di Gesù, perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Il profeta è un segno vivo che indica Dio agli altri. Il profeta è un riflesso della luce di Cristo sulla strada dei fratelli. E allora possiamo chiederci, io, ognuno di noi, io, che sono stato eletto profeta nel battesimo, parlo e soprattutto vivo come testimone di Gesù? Porto un po' della sua luce nella vita di qualcuno? Io mi verifico su questo, mi chiedo come va la mia testimonianza, come va la mia profezia. Il Signore nel Vangelo chiede pure di accogliere i profeti. Dunque è importante accoglierci a vicenda come tali, come portatori di un messaggio di Dio, ciascuno secondo il suo stato e la sua vocazione, e farlo lì dove viviamo, cioè in famiglia, parrocchia, nelle comunità religiose, negli altri ambiti della Chiesa e della società. Lo Spirito ha distribuito doni di profezia nel santo popolo di Dio. Ecco perché è bene ascoltare tutti. Ad esempio, quando c'è